Bella a tutti ragazzi, oh cavolo, aspetta, ho dimenticato la musica. Archeva. Eccola, a posto. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, sono FaviJ ed oggi siamo in un nuovo superlativo vlog. Allora ragazzi, prima di cominciare, come al solito, devi partire con la fanart della settimana, che questa settimana è stata vinta da non mi ricordo il nome, però è figa. Cioè, no, è figa la fanart, eh. Non capite male. È una bomba vera, quindi è bellissima. Complimenti a chiunque abbia fatto questa cosa. Allora ragazzuoli, passando alle cose serie, questa settimana qui sto preparando una parodia. Io non ho mai fatto una parodia, ma ci tengo che venga da Dio. Uscirà prima del 28 febbraio perché deve essere candidata all'Oscar e devo portarlo via a DiCaprio. Tanto ragazzi, ho un messaggio che ho ricevuto questa settimana da Marrakesh, che Marrakesh è un rapper, per chi non lo conoscesse, che ha fatto un singolo e praticamente mi ha mandato un vocale che sarebbe questo. Oh, per una volta nella mia vita, per la prima volta e l'unica, sono riuscito a superare FaviJ in un video. Non è vero. Comunque meritato, zio, perché il pezzo è veramente una figata pazzesca, che tra l'altro oddio, niente canzoni d'amore era questo pezzo, era veramente figo, quindi se vi capita andate ad ascoltare. Complimenti Marra. Ce l'ho. Allora ragazzi, questa cosa, questo tubetto di dentifricio si chiama Crystal Ball ed è una cosa che andava un sacco quando quelli della mia generazione erano più piccoli. Lo si spalma per bene sopra e poi si soffia. Quello che all'apparenza può sembrare un preservativo gonfio è la Crystal Ball. Perché ve lo sto facendo vedere? Che cosa minchia c'entra? Essere umano, non ho mai capito a cosa minchia servano le Crystal Ball. Infatti non si compra più nessuno. Però non potete capire quanto questa cosa abbia fatto parte della mia infanzia. I ragazzini di una volta nelle pipette ci mettevano solo il Crystal Ball, non le cagate che ci sono adesso. Quindi fate i bravi, non fumate. Se vi viene voglia di far cagate, fatevi una Crystal Ball. Comunque ragazzi, c'è una cosa che volevo assolutamente fare. Siamo arrivati al momento clou. È da un sacco di tempo che mi chiedete di pubblicare un video di fail del canale che non ho mai messo. In realtà ragazzi, sto preparando un video enorme di fail, oppure di scene particolarmente strane dove canto, perché io per prepararmi i video canto. E se per caso sto giocando a un horror, è più horror la parte in cui canto che il gioco stesso. Con un dispiacere che non avete idea, perché io mi vergogno di... Faccio finta di non sapere cosa state per vedere e ve la metto uguale. Facciamo entrare il grandissimo sfidante di turno. Okay. Sì, vabbè. Devo no, farò un taglio. Ma insegnami a giocare. Non so, no, non manco mai aperto io, quindi non so neanche io. Ah. Ascolta, lui è mio papà, cioè lo dico perché tanto. Vabbè, cazzo, lo dico a fare. Dimmi, mettiti questo. No, mettiti, questo no. Dai, mettiti questo. No, dai. C'è un lavoro. Ma non c'entra, dai. Io ce la posso fare. Can't me through the night. Can't stop my heart when it's shining in my eyes. Can't lie. Those are make me know the river. I say no, no, no. È un foruncolo. Merda! Non esplode. Perché inizio? Ma che cazzo? Che capelli de merda. She's always in my corner right there. All I wanna. Gonna swim through 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink around the like a cow from the shadow. Se non seguite siete iscritti, ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, complimenti per la reazione. Avvisare mai. 3, 2, 1, sto per lanciare, adesso lo lancio. Bene. Una merda a lanciare. La champagne faccio io. Beh ragazzi, dai, niente, non fa affanculo. Ciao, ciao, ciao. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque ragazzi, passiamo allo scattaggio dei pacchi, che è meglio. Ok ragazzi, eccomi qua. Allora, ho mandato mio padre a prenderne uno nel garage. Per Lori, spero che ti piaccia, ci ho messo tantissimo impegno, by Kiki. Grazie Kiki e complimenti per la scelta dell'incarto, perché lo stesso tipo di incarto che usava mia nonna, uguale. Usalo mentre i tuoi dormono. Oh mio Dio. Ma no, le stelle filanti, ma no zia. Devo provare a spruzzarle a mio padre di notte, sarà assurdo. Cos'è sta roba? Sì, ma
Siccome ragazzi non so se sono pacchi da essere umano, faccio caprire questi perché sennò non ce la farò più. Ma va fanculo. Ma perché? Che cazzo me ne fo? Animale domestico. Perché questo qui gli devo dare da mangiare. Cioè una roba a vita propria. Vabbè, lasciamo perdere per ora. Allora, questa cosa qua, questa cosa qua mi ha fatto appena cagare addosso. La mia nuova ragazza, grazie. Pensavo fosse la testa vera di una persona. Se voleva essere un prank, sei riuscito. Ma bene anche. Un pupazzetto. Oh, questo è bello. Questo è bello. Among the Sleep, è vero. È quello di Among the Sleep. Direi di passare all'ultimo, ragazzi, che è leggermente grosso. Ma no, ma potevi attaccarne un po' di più di figurine? Anzi, faccio che farlo io. Proprio lo faccio io. È una roba seria. Tra l'altro, Zoda. C'entra un cazzo, però attacco Zoda. Giusto perché ce n'era poche. Vabbè raga, apriamolo. A parte che ci sono un miliardo di carte di figurine. Oh la madonna. No vabbè raga, bellissimo. Questa è una parrucca. No, non so cosa state pensando. Non lo farò. Se mi inviate un'altra parrucca faccio concorrenza a Willwish. Ah, che palle che capelli. Come cazzo fate a avere tutti i capelli voi donne? Quindi ragazzi, non faccio il Favi Risponde perché sto preparando una roba per quanto riguarda il Favi Risponde che vedrete nei prossimi vlog. Non ce la posso. Fai domanda. Come cazzo vivete coi capelli? Vaffanculo. Come fate voi donne a vivere coi capelli lunghi così che non vi si infilano in bocca? Ragazzi, invece chiedo se riuscite a trovarmi un nome per il mister che ci sta guardando con lo sguardo sexy. Quindi ragazzi, concludo qui il vlog. Spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un commento e un mi piace. Anche la pagina di Facebook e come nei video trovate nella descrizione. Se non siete riusciti iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video. Capelli che sono stati nella bocca di Favij. 800 euro. Beh ragazzi,